nella delicatezza di un gesto, nell'omaggio di una rosa bianca poggiata dal Papa su una delle 7800 croci bianche del cimitero militare americano di Nettuno, che si scorge il senso profondo della commemorazione dei fedeli defunti. Ricordo, memoria e monito anche per il mondo di oggi, che non smette di fare la guerra. Sono i pensieri espressi da Francesco nell'omelia a braccio della messa, celebrata davanti a 5000 persone. Nelle sue parole c'è pure la speranza che è nel cuore di chissà che il Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Una speranza, afferma il Papa, che nasce e mette le sue radici in tante piaghe umane, nel dolore e nella sofferenza. Non più la guerra, non più questa strage inutile. E questo dobbiamo dirlo oggi, che preghiamo per tutti i defunti, ma in questo luogo preghiamo in un modo speciale per questi ragazzi. Oggi che il mondo un'altra volta è in guerra e si prepara per andare più fortemente in guerra. Non più, Signore, non più. Con la guerra si perde tutto. La guerra, continua Francesco, è la distruzione di noi stessi, degli affetti, delle famiglie, e per questo l'umanità non deve dimenticare le lacrime, anche se resta sorda alla lezione del passato. Quando tante volte nella storia gli uomini pensano di fare una guerra, sono convinti di portare un mondo nuovo, sono convinti di fare una primavera, e finisce un inverno brutto, crudele, il regno del terrore, della morte. Oggi preghiamo per tutti i defunti, tutti, ma in modo speciale per questi giovani. In un momento dove tanti muoiono nelle battaglie di ogni giorno, in questa guerra a pezzetti, preghiamo anche per i morti d'oggi, i morti di guerra, anche bambini innocenti. Questo è il frutto della guerra, la morte. E che il Signore ci dia la grazia di piangere. Carico di emozione anche l'omaggio del Papa al Sacrario delle Fosse Ardeatine, luogo simbolo dell'eccidio nazista avvenuto a Roma il 24 marzo 1944. 335 vittime, 35 ebrei, alcuni ancora senza nome, tutti uomini, militari, artigiani, operai, studenti e un sacerdote, fucilati nelle grotte e ammassati uno sull'altro. Luci fioche indicano il cammino di Francesco, l'oscurità è al ricordo di quanto accaduto. Il pontefice prega davanti alla cancellata che delimita il luogo dell'eccidio e poi nel mausoleo poggia ancora delle rose sulle tombe come aveva fatto a Nettuno. Infine la preghiera insieme al rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, e l'invocazione al Dio dei viventi e non dei morti. Fa, o Signore, che in questo luogo consacrato alla memoria dei caduti per la libertà e la giustizia ci togliamo i calzari dell'egoismo e dell'indifferenza, e attraverso il rovetto ardente di questo mausoleo ascoltiamo in silenzio il tuo nome. Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Dio di Gesù, Dio dei viventi. Questi sono i frutti della guerra: odio, morte, vendetta. Perdonaci, Signore. Le parole di Francesco scritte sul libro d'onore prima di lasciare le Fosse Ardeatine, frutti che solo l'amore e la misericordia di Dio possono cambiare.